Continua la protesta dei panificatori salernitani contro il caro bollette e l'aumento vertiginoso dei costi. I panificatori della provincia di Salerno invitano i colleghi e anche le altre attività commerciali a protestare. Non possiamo più sostenere le nostre attività con questi aumenti. Materie prime raddoppiate, bollette con aumenti impensabili e senza limiti. E così è stata avviata una campagna di sensibilizzazione dal titolo Non ci togliete il pane, con l'obiettivo di coinvolgere anche i clienti. Le aziende salernitane sono in gravi difficoltà, molte già pensano alla serrata. Non abbiamo altra scelta che chiudere, rimarca il presidente dei panificatori della provincia di Salerno. Le bollette sono sempre più care e la situazione sta precipitando. La categoria attende provvedimenti urgenti dal nuovo governo, nel caso contrario, annunciano, saremo costretti a chiudere e la gente rimarrà senza pane. Purtroppo la situazione precipita giorno per giorno, ancora arrivano bollette non di meno ma sempre più alte, siamo arrivati quasi a una media di 10.000 euro al mese. Pensate, un'azienda di panificio piccola è insostenibile e purtroppo saremo costretti a far mancare il pane sulla tavola degli italiani. Noi come aumenti abbiamo aumentato, ma potrei dire quasi niente, ma già a prendere il pane a prezzo di prima le persone adesso non ce la fanno più. Avevamo minacciato una serrata imminente, ma ci siamo un po' fermati giusto perché per dar tempo al governo nuovo che si insedia, giustamente. Mettere soldi ogni giorno per far sì che, diciamo, non chiudiamo le serrate è diventato veramente oneroso ormai.